La comunità sportiva mondiale piange la scomparsa di una leggenda, il campione si è spento tragicamente, lasciando un vuoto incolmabile. Il mondo dello sport è in lutto a seguito di una notizia devastante che ha lasciato atleti, tifosi e appassionati senza parole. Un campione amato e rispettato, conosciuto per le sue imprese e per il suo spirito combattivo, ci ha tragicamente lasciati. Nonostante i tempestivi interventi e gli sforzi dei medici, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, il decesso è stato confermato, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità sportiva. Purtroppo, il destino ha voluto così, privandoci di una figura che ha ispirato milioni di persone. Il mondo dello sport, così come i suoi colleghi e i fan di tutto il mondo, si sono uniti in un coro di dolore e commozione. Sono stati moltissimi i messaggi di cordoglio giunti dai protagonisti del panorama sportivo internazionale, a testimonianza dell'impatto profondo che questo campione ha avuto non solo nella sua disciplina, ma anche nelle vite di coloro che lo hanno seguito e sostenuto. Il vuoto lasciato da questa perdita è immenso, ma il suo ricordo vivrà nei cuori di tutti coloro che lo hanno ammirato. Le sue gesta sportive, il suo coraggio e la sua dedizione continueranno ad essere fonte di ispirazione per le generazioni future. L'addio a Sven-Göran Eriksson, il calcio piange un maestro innovatore. Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Sven-Göran Eriksson, avvenuta il 26 agosto 2024 per un cancro al pancreas. Il leggendario allenatore svedese, noto per il suo approccio innovativo e la capacità di plasmare squadre vincenti, lascia un'eredità indelebile nel mondo del calcio internazionale. Eriksson è stato un pioniere nel portare le sue idee tattiche oltre i confini della Svezia, dove ha iniziato la sua carriera da allenatore. Dopo aver mosso i primi passi come assistente tecnico al Degerfors, ha rapidamente guadagnato notorietà come allenatore principale, guidando squadre come il Göteborg al successo europeo con la vittoria della Coppa UEFA nel 1982. Questo trionfo segnò l'inizio di una carriera internazionale brillante che lo portò in Italia, Inghilterra, Portogallo e altri paesi, consolidando la sua fama di tecnico preparato e lungimirante. Il periodo più significativo della carriera di Eriksson si svolse in Italia, dove allenò club prestigiosi come Roma, Fiorentina, Lazio e Sampdoria. In particolare, alla guida della Lazio, riuscì a riportare il club romano al vertice del calcio italiano ed europeo. Sotto la sua direzione, la Lazio vinse il campionato di Serie A. Nella stagione dal 1999 al 2000, oltre a conquistare la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e la Supercoppa Europea. Il suo stile di gioco, basato su una solida organizzazione difensiva e un contrattacco efficace, lo rese uno degli allenatori più rispettati del panorama calcistico. Nel 2001, Eriksson fu nominato commissario tecnico della nazionale inglese, diventando il primo allenatore straniero a ricoprire questo ruolo. Durante la sua gestione, l'Inghilterra raggiunse i quarti di finale in tre tornei consecutivi, il Mondiale 2002, l'Europeo 2004 e il Mondiale 2006. Sebbene non sia riuscito a portare l'Inghilterra alla vittoria in questi tornei, Eriksson è ricordato per aver riportato la squadra a un livello competitivo internazionale e per aver gestito con abilità giocatori di grande talento come David Beckham, Michael Owen e Wayne Rooney. Al di là dei suoi successi sul campo, Sven-Göran Eriksson è stato apprezzato per la sua classe e professionalità. Sempre rispettoso e misurato nei suoi rapporti con giocatori, colleghi e media, Eriksson ha lasciato un segno non solo per i suoi successi, ma anche per il suo modo di essere. L'eredità di Eriksson nel mondo del calcio è enorme. Ha lasciato un'impronta indelebile in ogni squadra che ha allenato, influenzando una generazione di allenatori con il suo approccio metodico e la sua attenzione ai dettagli tattici. La sua capacità di adattarsi a diverse culture calcistiche e di ottenere successi in contesti diversi è una testimonianza della sua grandezza come allenatore,